Dopo lunghi mesi di lavoro è stata liberata dall'impalcatura la facciata della chiesa di Santa Maria del Soccorso, meglio nota come la chiesa del cimitero dell'Aquila. Sono tornate così visibili nell'originario splendore la peculiare scansione lineare della bicromia rossa e bianca della facciata, l'imponenza del rosone e l'elegante portale in pietra finemente scolpito che richiama gli altri edifici monumentali dell'Aquila. Santa Maria del Soccorso e l'annesso convento rivestono un notevole interesse culturale, ma anche una preziosa espressione architettonica ed artistica tardo-quattrocentesca della cultura dell'Ordine degli Olivetani e la testimonianza delle correlazioni tra l'ambiente toscano e quello aquilano, impersonate all'epoca dalla figura di San Bernardino da Siena. I significativi danni prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 hanno richiesto un impegnativo lavoro di restauro, ormai in avanzata fase di realizzazione, la cui conclusione è prevista entro il prossimo autunno.